Che bella camerina che hai. Sei rimasto col fuso orario di Las Vegas? Molto. Eh? Faccio una fatica della Madonna. È dura, eh? È molto difficile. Lo stai cercando? Di sincronizzare una cartella per quel lavoro qua. Sincronizzare una cartella? Pasquale, è sparito un'altra volta. Allora, noi aspettiamo. Ti dai conto, è 6 ore, 7, non è che cambia moltissimo. Ma adesso si riapre la porta, guarda, eh. Aspettiamo. Adesso arriva, eh. Guarda, eh. Guarda, 3, dal copione è 3, 2, 1. 3, 2, 1, perfetto. Ciao. Al copione avevo detto che era 3, 2, 1, arrivavi. E infatti hai visto che sono arrivato? Posso mettere il cappellino? Ma poi, guarda che bello. Perché mi sento più marine con il cappellino. Giusto, eh? Giusto. Mi sento più americano. Guarda cosa ti ho portato oggi. Una macchina brutta. Cioè, una macchina bruttissima. Non è una macchina. Non è una macchina. Questa è un'icona. È la prima volta che ne importo una dagli Stati Uniti, eh? Le ho sempre comprate qua in zona, nei vari Camp Derby, piuttosto che Base Ederle di Vicenza. Quindi le AMV che io ho posseduto orgogliosamente per 4 anni, poi l'ho venduta perché stavo diventando un po' nervoso alla guida, no? Perché se ti chiamano e guidi una macchina così, se ti sgridano, se ti suonano, ti viene voglia di metterla a retro, spingerla indietro. Cioè, sono successe delle... Io di AMV da te non ne ho mai visti? No, perché le ho vendute e possedute prima che noi cominciassimo, okay, a lavorare. Perfetto, va sono, bene. Sono proprio uno dei primi che ha avuto il coraggio di comprare, omologare un AMV e usarla tutti i giorni. Mi piace dirvi di non chiamare Hammer un AMV, per favore. Vero. L'Hammer H1 è arrivata dopo perché la General Motors ha detto: guarda che figata di macchina che hanno fatto per l'esercito, cloniamola anche noi. Ma AMV, che sta per High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, voglio farvelo leggere perché altrimenti detta così è difficile. L'acronimo corretto è questo, Bob. Sì. Ok, vedi, l'ho scritto apposta. High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. Quindi un veicolo adatto ad ogni tipo di situazione. In rete lo troverete come Humvee, che è la pronuncia. Ok? Poi ho messo questo link per far capire qual è la differenza tra una Hummer e un Humvee. Guarda che bel video che ti porto a vedere, eh? Hello, action heroes. In this video, these brave soldiers do a test run of driving almost completely underwater. But that tough Hummer plows right through the water with ease. But I wouldn't want to be that brave soldier in the back. Goodness. Please like and subscribe. Mamma mia. Wow. Lo fa. E lei lo farebbe? Allora, lei lo fa. Basta portare lo snorkel qui. Vedi? Lo snorchelino, stai zitto! Lo snorchelino lo porti dove vuoi, hai capito? Lei respira da qua. Però l'AMV, fatta per i Marine, fatta per sostituire il vecchio M009, erano i Blazer. Prima di lei c'era il vecchio Blazer a fare di tutto come macchina dell'esercito. Lei è stata presentata nell'83, adesso vi racconto le peculiarità meccaniche, ma la prima è quella di montare un 6200 diesel Detroit aspirato senza neanche un filo. Senza neanche un filo significa, intanto vorrei sgrezzare la fantasia del policombustibile per le macchine militari, che era una roba degli anni della Seconda Guerra Mondiale, neanche della prima, dove mettevano un po' di tutto in alcuni motori. No, l'Hummer va a gasolio, ok? E deve avere anche un buon gasolio se vuoi che il motore renda. Ma perché non è stato usato il motore a benzina? No? Tutti potrebbero pensare di spegnere il compressore a questo punto, no? Qualcuno ci spegne il compressore? Sì, la lascio. Ma niente, fa officina. Certo, fa officina. Non l'hanno fatta a benzina, motivo per cui l'LM002 Lamborghini non vinse l'appalto, perché loro... C'è stato un tentativo di introdurre quella mega macchina nell'esercito, esatto, no? C'è stata almeno qualche cosa in rete racconta che la Lamborghini voleva proporsi, ma non vinse proprio perché era benzina, oltre al fatto che non andava bene come l'H1 o AMV nel deserto. Il motore 6200 diesel, nel caso di bombardamento high tech, che è stata un po' l'evoluzione della guerra, non si spegne.
mentre il motore a benzina soffre il salto di corrente della candela. Okay. Quindi la decisione è stata quella. Diesel con una manetta per spegnerla, aspirato, va nell'acqua come abbiamo visto. Hello action heroes. In this video, these brave soldiers do a test run of driving almost completely underwater. Non che tu non lo possa fare con un H1 civile, Bob, però probabilmente ti porti a casa un po' di danni, no? Mm. Mentre invece questa ha voglia di sopravvivere in qualunque condizione. Pseudo anfibia. È una quattro porte, ti ho messo dalle porte, ho voluto farvela vedere aperta perché la trovo bellissima, ok? Io quando dico bellissima, raga, mi dimentico che è una macchina che è fatta per la guerra, eh. Io mi dissocio completamente, io rimango attaccato all'oggetto meccanico. Certo, non è che sto... l'obiettivo bellico, quello che stai... Non è l'obiettivo bellico che io voglio elevare, assolutamente. Mi piace che siano 32 quintali d'acciaio con dei dispositivi meccanici che adesso vado a raccontarvi. Però la trovo bellissima. Cioè, è unica e inimitabile. È unica e inimitabile. La pick-up, veramente confondi la parte anteriore con la parte posteriore, se potresti girare i fanali di svista potresti anche confonderla. La trovo stupenda senza le porte, come trovo bella la Jeep senza le porte, tutte le macchine con questa sagoma. Che si possono spogliare, sono più belle. Che si possono spogliare senza nulla con questo tetto rigido che gli hanno applicato, altrimenti sarebbe completamente aperta. Ti ho messo le porte non solo per fare show, ma per farti vedere che sono X-Door. Vedi? Sì. Le X-Door sono porte rinforzate anti-intrusione, mentre invece ci sono macchine che venivano equipaggiate per fare da ambulanza, per trasporto, hai capito? Che erano un po' meno cattive, un po' meno corazzate, capito? Poi avevamo, adesso i codici né me li ricordo né me li vado a studiare, tanto sono in rete, se li leggo e li studio poi me li dimentico. Però avevamo diverse soluzioni, ci sono quelle corte, cioè... La wagon col tetto fastback, le venivano armate con delle robe improponibili, insomma una macchina con una stazza importante che è capace di fare cose importanti. Ma scusa, solo per capire, ma questa è una vettura smessa dall'esercito? Ah ok, scusa. Di proprietà del governo. L'hanno cancellato perché l'abbiamo comprata. Okay. Ed è stata demilitarizzata negli Stati Uniti, è stata targata per un civile in America, quindi la macchina... è stata liberata dalla circolazione e il governo deve firmare. Cioè non è che un americano va al mercatino, hai capito, la compra mia. E poi è mia e la uso. No. C'è tutta una pratica da mandare avanti col governo degli Stati Uniti, gli si dà il numero di telaio, qua c'è un numero che adesso, vedi? Qua c'è il numero, Bob, guarda, quello no, ce l'hanno lasciato. Ok, ecco qua, sì. Vedi? Quando loro identificano la matricola della macchina e sono a conoscenza del fatto che sia stata dismessa e messa in vendita, magari rotta, magari proveniente da un territorio e poi deciso che non verrà più utilizzata per i loro servizi, viene banalmente con l'unghietta cancellato che non è più di proprietà del governo e ti mettono in condizione di targarla. Questa è l'unica condizione per noi importatori di comprarla regolarmente. Altrimenti non... Perché non... altrimenti se tu ti compri una macchina... senza una provenienza pulita, senza che il governo dica è tua, è un casino. Cioè io non mi avvicinerei, se fossi in voi, a una macchina che non ha seguito la procedura, capito? Perché è troppo facile dire l'ho trovata in quella base, il mio amico lavora lì. È una deve macchina, tornare tutto. È come se tu andassi a comprare la macchina dei carabinieri, Franco. Non è che tu vai a comprarti la macchina dei carabinieri o della polizia, siamo d'accordo? Certo. Cioè, sono macchine governative, per cui bisogna stare attenti. L'ho trovata da un simpaticissimo ragazzo americano che vuole sapere che fine ha fatto. Lui l'ha riallestita bene, l'ha anche vestita di cose civili, no? Vedi che... La sgrezzata con questo faro nero che secondo me ci sta benissimo, gli ha portato via l'originalità. Questo è un foglio bianco strappato in due. C'è chi la vuole assolutamente tutta originale, c'è chi invece si diverte anche a renderla e allestirla in modo un pochino più moderno, ma proprio perché rimanga figa la macchina e che sembri un po' meno militare, eh? Certo. Però, ma è anche vero che è un processo reversibile, non è una cosa. È un processo reversibile. Però quando vengono additate dai militaristi, no? Dagli integratori, dagli integralisti, no? Dagli integratori sono un'altra cosa.
dagli integralisti dell'oggetto originale, e anche proprio perché c'è volontà da parte di chi l'ha comprata, come Mike si chiama questo ragazzo, di volerla allontanare da quello che sono le sue sembianze militari. Tanto vero che gli ha messo un cerchiazzo cromato proprio fuori tema, ma gli sta bene. Dimmi cosa ne pensi. Mi tu mi piace, te l'ho detto quando la stavi portando dentro. Ma abbiamo le gomme originali che fa la Goodyear, sono military tires, vedi? Guarda qua, lo vedi che c'è scritto military, quindi sono quelle di equipaggiamento, di primo equipaggiamento, okay, con il cerchio scomponibile, apribile, perché se loro bucano non c'hanno il gommista nel deserto, ok? Quindi aprono il cerchio, truc, e via, e stallonano la gomma e mettono quella di scorta. Queste sono quelle che sgonfiano e rigonfiano? In questo caso hanno rimosso l'inflator, ma solo per montare questi qua, ma il dispositivo ce l'ha, okay, assolutamente. E perché ce l'ha il dispositivo lì, Bob? Perché non ha il differenziale, guarda sotto, riuscite a vedere? Guarda, Bob, questo te l'avevo detto, ti avevo fatto una piccola lezioncina a Bergamo, sì, ti ricordi? La ripetiamo per far capire che il semiasse, che è questo qua, non va nel centro del mozzo. Il centro del mozzo è libero, hanno potuto infilargli l'inflator, perché questo è un ingranaggio a cascata, quindi il differenziale è a questa altezza. Non scopa la macchina quando fa fuoristrada, perché non c'è la boccia del differenziale, per cui hanno tenuto una macchina relativamente bassa, ma con un passo ponte ampio. Vedi che sotto ci può camminare un bimbo, io dico sempre, guarda Pascal, vedi, sì, che bella in telecamera? Altissima. È altissima, e non, ha, e, non ha, e non ha praticamente nessun ostacolo. Esatto. Con l'ingranaggio a cascata, non è in centro della ruota, quindi quello che tu ti immagini il semiasse entrare nel centro della ruota, come in tutte le macchine del mondo, con l'ingranaggio a cascata, il pignone è qua e sotto c'è un, si chiama proprio così, ingranaggio a cascata o cascata di ingranaggi, e hai la possibilità di tenere la parte centrale libera e montano l'inflator. Okay. Hai capito? Gli fanno passare un tubo all'interno del mozzo sul cuscinetto e si attaccano con un tubo alla gomma, perché soprattutto su fondo morbido come la sabbia, se tu la sgonfi la gomma si allarga e aggrappa, cosa che non deve avere sulla roccia, altrimenti la spacchi. Quindi quando sei sul morbido la sgonfi anche a 0,7, 0,5, 0,3, no? La gomma diventa larga così e ha le unghie, come ha una mobilità incredibile, non sente più il peso, esce dalla brutta situazione e poi la rigonfi quando ritorni sul duro. Per cui è un equipaggiamento meraviglioso. Senti, hai idea di quanto può costare una gomma di queste qua? Sono reperibili anche queste militari o sono solo? Ma non ci pensare neanche. Zero, cioè questa è. Non ci è difficilissimo, c'è tutto un mercato di chi le recupera, le rivende su eBay, ma non è che tu ordini una Goodyear Military OZ, no? Si chiamano così, OZ. Per cui no, sono di primo impianto. Se andiamo a vedere la data, questa qua sarà una gomma del 90, Però è bellissimo averla, no? E chi ha l'occhio giusto riconosce questa MT Goodyear come la sua scolpitura. Era proprio nata con questa gomma qua, mentre invece l'H1 civile assolutamente no. Ti voglio dire ancora un paio di cose. Mettiti seduto così. Il battesimo dell'aria. Togliamo un paio di curiosità ai nostri ragazzi a casa. Che brutto diventare vecchi. Ma dai, che sei ancora bello e agile. Ah, che brutto. Eh? Avanculo! Si pensa ai Marines che sono 2 metri per 130 kg. Sono attenzioni che non dedicano ai militari. L'arrotondamento imbottito non era previsto. Ho preso dai quel punticino bastardo, proprio quello che sto svenendo. Va bene. Allora, intanto la prima serie 83 presentata 456 non aveva nemmeno la chiave. Ah, ok. Aveva un interruttore come questo per l'accensione. E via. Ok. Qui gliel'hanno messa, gli hanno dedicato una chiave, per cui probabilmente non era di quelle che doveva andare a sparare da nessuna parte, perché ribadisco che sono fatte per qualunque tipo di servizio, ok? Quindi gli hanno messo la chiavetta. La cosa che voglio farti notare è il cambio. Leggi le lettere del cambio, per favore. RND21. Dai, dille bene. RND21. Ok, cosa manca? Manca la 4. Manca la P. La P, è vero. Vedi che non hanno il parking? Vengo di là a spiegartelo. Così una lezione che mi capita frequente di spendere è quella, raga, di non lasciare mai la macchina in salita con il parking senza il freno a mano. Insomma, l'hai sempre detto. Perché il parking è un gancino che si attacca a un altro gancino o un perno che entra in un buco.
per cui è pronto a rompersi. Prima di bloccarsi, prima gli, a rompersi la macchina va giù. Quindi prima di mettere la macchina in parking e mollare il freno, tirate il freno a mano, mettete in parking in modo che la macchina si appoggia sul freno a mano e non nel buco. Sì. Altrimenti, quando vai a tirarla fuori, fa stum, come quando tiri fuori una marcia manuale senza schiacciare la frizione. Ti è mai capitato che ti chiama subito il piede perché la marcia non esce? Tu pensa col peso attaccato, no? Questa che tenuta che ha. Per evitare un punto di rottura a questo cambio speciale, che equipaggia solamente la versione militare, gli hanno tolto il parking. La, guarda il freno a mano come funziona, non è una regolazione. Buttalo giù, lascialo andare e tiralo tutto. Tira. Vedi che ha on-off? Non è il classico freno a mano, no? Perché tu non devi pensare l'ho tirato abbastanza, non l'ho tirato abbastanza. So che l'ho messo e l'ho tolto. Via. So che l'ho messo e so che l'ho tolto. Vedi che dispositivi meravigliosi? La semplicità, eh? La semplicità meccanica. Infatti le macchine militari insegnano ai dispositivi duraturi e semplici. Siamo noi che ci complichiamo la vita nel civile e riempiamo la macchina di cose che non dovrebbero esistere. Vero. E questo permette a macchine del genere, che hanno fatto sicuramente fatica nella loro vita, di partire con mezzo giro e di portarsi a spasso. In questo caso andiamo in spiaggia con la macchina, certo. Non andiamo a sparare a nessuno. Questo, secondo me, Mauro, mi è venuto in mente questa cosa, che il freno a mano e altre cose che la rendono semplice nel senso bello del termine, la rendono l'anello di congiunzione tra il trattore e l'autovettura, secondo sì, me. Sì, assolutamente. Ma sto facendo un complimento, no? Perché il trattore è l'emblema del mezzo funzionale, pratico, inarrestabile per quello che sono gli usi, diciamo, civili, seppur agricoli. Questa è la filosofia, no? Che trovo qua, al di là del fatto che è pazzesca, perché è enorme. È enorme. È gigantesca. La meccanica è tutta qua, eh? Il motore qua sotto, questo è il vano motore, aspirato con gli iniettori grandi così, pompa meccanica, non ha niente, ha un solenoide per l'accensione che nelle macchine precedenti questa, 83, 84, 85, 86, non aveva nemmeno la chiave, perché non c'era nemmeno il solenoide di accensione e di spegnimento sulla pompa, c'era il motorino d'avviamento, Bob, e un cavo che tiravi e tappava la bocca di aspirazione del motore, era bellissima. Pazzesco. Dentro qua ci fai di tutto. Scusami, ci spieghi anche cos'è questo affare qua? Perché qua è control unit, qua parla di directional signal, per cui sono le frecce. Sì, sì, sono le frecce, non c'è mica il debio sgancio sul volante. Guardate che debio pazzesco. È un debio meraviglioso. È bellissimo. Ma è bellissimo perché ti porta anche agli elicotteri degli anni Ottanta, no? Ah, quando, vero. Quando era la leva a comandare, non l'interruttore, capito? Quelle sono leve d'alluminio, quattro strumenti, riscaldamento te lo sogni. E poi niente, le ridotte HL, HNL. Sì, allora lei è integrale permanente, high sta per quattro ruote motrici libere, high lock è perché blocca il differenziale centrale e poi è low che fa tutto, okay. Ridotte blocca il differenziale centrale. Bellissimo. Ma hai voglia di fare un giro con un avvio oppure no? Dai, andiamo, no, prendiamo Pasqua, non dovresti soffrire di claustrofobia qua dentro, no? Va bene, la guido. Dai, almeno posso dire che lo guido. Devi guidarla, secondo me. Però posso mandare i video ai miei figli, che sennò poi non mi credono. Ma devi mandare i video. Te lo prendo. Dedichi un'uscita mentre fai manovra i tuoi bambini. Io sono onorato di poter guidare un Humvee che miliardi di persone vorrebbero guidarla, ma l'ha guidata solo i militari e il Valli. Esattamente. Dai. Allora cosa faccio? Scendi un attimo che te la metti in posizione di sblocco, te la metto, scendi la tua. No, la esci tu, ma te la sistemo io. Ma secondo me anche se la esci tu sono più tranquillo. No, sei più bello, ti voglio vedere in panico. No, sudo, cazzo, dai, no, ti prego, falla uscita tu e io la salgo guidando. Vi ricordo una cosa, se la comprate state attenti a questo, perché questo è letale. La esco io. Ho visto gente morire io con questo qua, pensa col mio ginocchio metallico. Tu già sei marcio dentro, figurati con questo affare qua. Dai, vai. Troppo bella, è troppo bella. Sono incastrato. No, vabbè. Fa lo scemo, non è vero. Basta, ciao. Allora, devo schiacciare, sì. Allora, devi metterla solamente la D e facciamo un giretto leggero. Tu sei sicuro che io la posso guidare? No, ma il volante di ferro non ci avevo fatto caso.
È un volante di ferro, un tonnino di ferro. Piccolo così, piccolo così. Sai che questo è l'unico caso in cui mi piace che sia diesel? Eh? No, no, non ci voleva nessun altro motore. Ma sì, ma è bellissimo. Ricordati che sei più largo della carreggiata. Infatti mi sembra di essere. Devi stare a cavallo dell'altra striscia. Adesso devo usare il dedo. Guarda che sei adesso a marciapiede. Ma non là. È vero. Sì. Sì. Ma non è vero. Ma no, dai, non mi agitare. Già. Allora, qui c'è il marciapiede, Bob. Guarda ma la faccia va vero, sì. Non lo so, dietro a destra. Come non lo so? Il motore è 6.000 e? 6.200 diesel aspirato. Quello del vecchio Blazer K5. Vabbè, ma che roba è pazzesca. Che roba pazzesca è? Ma questo si guida con la B o ci vuole la C? È pick up perché è nudo, senza attrezzature. Ah, okay. Se no ci vuole siamo la al pelo, siamo al pelo con la B. Senti come quasi impercettibile il rumore del motore. Mi piace la silenziosità. Ma sai che io che come te ho l'avversione per i monitor, per i digitali, mamma per le spine. Mia, ma che guarda bello, che meraviglia! La voglio così la macchina, io la voglio così! E senza niente! Poi? Guarda la bocchetta dell'aria, guarda che bella che è! Guarda che figata! È veramente una bocchetta, come dovrebbe essere! I tergi, non li devi accendere, li accendi da qua, capito? No, che bello! Vado! Ma hai sporcato tutto il vetro! È partita la pompetta da sola! Ma dai! Perché è automatica! È automatica! Giro di là! Funziona con la pompetta, funziona con una cam sul motorino e pompa l'acqua quando attendi i tergi! No, vabbè, ma che mezzo è, Mauro? Questo è bellissimo. Ma non, sai cosa, Bob? Io che non ho più voglia di andare in macchina, da un rottame così non scenderai più. Ma perché sono fatto così male? Ma bellissimo. Perché sono fatto così? Senti questo, è proprio. Cioè, non si sente neanche che è in moto, no? Vai, è proprio, e cioè, proprio sei ovattato, Che figata. La cosa bella è che quando schiacci, proprio senti che. Va normale, lei va così. Lei va così, però lei va così anche se gli attacchi un'altra AMV dietro sotterrata, capito? E questo è il bello. Mamma mia. No, veramente, non pensavo mi piacesse così tanto. Devo dirti che mi piace molto di più dell'H1. No, nonostante quella ci abbia il fascino, questa è no, proprio... questa riesce a spegnere il significato dell'H1. Siamo d'accordo? Sì. Assolutamente. Sai che l'AMV, ragazzi, mentre l'H1 è General Motors, l'AMV è una consociata, è prodotta dalla General Motors, dalla Ford e dalla Chrysler di allora, capito Bob? Il marchio AM General è... AM General è la fabbrica, okay. Fabbrica militare, ma i componenti che fanno questa macchina li trovi anche marchiati Ford e Chrysler. Sai quando stampano il marchietto sul bulloncino, sul componente? Questa è fatta da componenti di tutte e tre le case, proprio perché è un oggetto dell'esercito, capito? È di proprietà del governo, quindi nessuno ha vinto il bando. AM General era una forza unita, capito? Mi raccontava tuo nipote che è andato a prenderla, dov'è che, da dove arriva? Da... Eravamo quasi in Alabama. Alabama, mi ha detto che l'ha guidata per 1000 miglia, ha detto fantastico. Fantastico, 1000 miglia hanno fatto, perché l'Alabama confina con la Florida in alto, no? E sono andati, e aveva già i piedini in Alabama la macchina, e hanno fatto 1000 miglia per tornare a casa. Che bello. Con questi specchietti posso dire che non si vede, cioè ti occupano lo spazio di un pullman, è come avere un pullman davanti, non vedi niente. Se vuoi ti monto la telecamera. Sì, la vorrei, ci terrei molto. Secondo me lei, se fai per metterle su una telecamera, si sputa. Apre qua. Sì, esce il bottone dell'esplosione automatico. No, comunque al di là di tutto, si guida facilissimo. Ma si guida, ma hai capito? Ma è vero, guarda che sei su con due dita, è inspiegabile. Poi io ti dico, ti smonterei solo il volante e me lo porterei via. Perché il tondin de fer qua per girare le ruote. Il tondin de fer per girare le ruote è una roba. Che bella. Senti, adesso Pascal, dobbiamo prendere lui e fargli un micro video per i ragazzi, eh? Perché da qui non basta. Dobbiamo prenderlo mentre gira. Fantastico. Voglio chiudere con quel pezzettino che mandi ai ragazzi, cioè proprio ti voglio far vedere la tua faccia, vai di là, vai dritto. Vado dritto? Vai dritto, sì, gira la roba. Ho messo la freccia su quello dietro, mi suona. Era un astro, tra l'altro! No, non si può raccontare quell'aneddoto. No, non posso raccontare. No. Che
che bella. Senti che meccanica che gira, eh? Ecco, questa qua mi viene voglia di tirarla veramente contro il marciapiede per dire dai, sfonda il marciapiede, ti ma prego. Ma spacca tutto. No, non per romperla, per vedere con che facilità. Vai là che sei passato al marciapiede. Ma non è vero. Devi stare sulla striscia. Ma non è vero. Vabbè, c'ha più gomma questa di... Fantastica. Posso ringraziarti ufficialmente di avermela fatta guidare? Perché queste robe qua... Direi che mi devi sì un grazie oggi. È una delle cose più belle che mi hai fatto guidare. Io di solito ti faccio divertire, ma oggi un po' di più. Fantastico. Aspetta che ti ciappiamo, eh. Aspetta che ti salutiamo con i ragazzi. Stai lì. Allora, Freddy e Tommy, questa è la faccia di vostro padre mentre guida una macchina come questa. Aspettate che ve la faccio vedere. Lui stamattina è venuto da me e ha detto, ma Valli, ma davvero me la fai guidare? E mi ha detto, devi documentare. Io non te l'avrei neanche chiesto, non avrei avuto il coraggio di chiedertelo, perché è talmente particolare, talmente strana, però il messaggio che mando ai miei figli e ai figli di tutto il mondo, ragazzi, voi vivrete un'era diversa da quella che abbiamo vissuto noi. Però non dimenticate da dove arrivano i vostri geni, arrivano da quegli sfigatori come noi che ancora amano il ferro e i motori che fanno rumore, ok? Al di là delle questioni ambientali, quelle lo so e hanno ragione a stare attenti, però la passione che abbiamo noi nel cuore per le cose di ferro ve l'abbiamo tramandata e non perdete mai di vista, qualsiasi cesso vi facciano guidare in futuro, ricordatevi che tutto arriva da queste macchine qua. E noi... Non motore, rumore, però sensazione. Quella roba lì che altre non mi daranno mai. E noi ci divertiamo tantissimo. Mentre voi le criticate, noi ci divertiamo da morire. Voglio vederti andare. Fallo per Freddy e fallo per Tommy. Vai. Ciao ragazze. Ciao. Ciao Vale, grazie mille. Io torno alla prossima vita. Ciao. Ciao bello.